Sono un cavaliere del Medioevo. Scrivo questa lettera perché vorrei che chi la leggerà in futuro potrà vedere con i miei occhi la rocca, quella che io chiamo casa. Al centro è posta una ripida scala semicircolare in pietra. I suoi gradini sono particolari, essi sono stretti ed alti. Ciò permette di ostacolare i pochissimi nemici che riescono ad entrare all'interno della rocca. In cima alla scalinata sono raffigurati, tramite dei dipinti, i 25 filosofi e saggi dell'antichità ed un affresco di San Giorgio mentre trafigge il drago. Appena tornati da una battaglia, appendiamo le nostre armature, le nostre lance e le nostre spade. In questa stanza mi riunisco insieme ai miei compagni cavalieri per trascorrere il nostro tempo libero. Durante l'orario dei pasti ci sediamo su queste panche di legno e mangiamo in questi piatti decorati in terracotta. Dopo aver mangiato, trascorriamo il tempo a sfidarci a un gioco di società chiamato Backgammon. Per dormire o per riprenderci dalle nostre ferite da guerra, ci sdraiamo su questi rozzi letti a tavolato, composti soltanto da assi di legno e paglia. Solo il letto del comandante è dotato di un materasso. L'unica fonte di riscaldamento sono questi due grandi camini in pietra artificiale, ottenuto con l'impasto di sabbia e cemento. Essi sono posti ai lati della stanza ed oltre a riscaldare fungono anche come fonte di luce insieme alle poche candele. Spero che chiunque troverà questa lettera possa vedere tutta la bellezza della rocca come la vedo io.